Non credo, no? Partiamo dal tuo esordio, mi fa positivo, no, San Siro? Sì, sono stato contento, visto l'ottimo risultato che abbiamo ottenuto. È stato sicuramente un fatto positivo iniziare comunque con un punto a San Siro, su un campo difficilissimo, ovviamente, quindi... È sempre bene partire col piede giusto, sarà ancora più importante continuare, insomma, fin da subito, fin da domenica. Anche per te ti sei piaciuto? Si può fare meglio sicuramente, però credo che pian piano, non solo io ma un po' tutti, se si ha comunque la possibilità di giocare, anche i meccanismi richiesti dal mister sicuramente si riusciranno a mettere in pratica sempre meglio, insomma. Ma temiamo, sicuramente rispettiamo il fatto che sono comunque una grande squadra, nonostante si tratti di una neopromossa. Sicuramente avranno voglia di rifarsi, visto il brutto capo subito in casa, e quindi cercheremo subito magari di spegnere sul nascere questa loro voglia di rivalsa nei nostri confronti. Anche perché questa squadra qua sembra costruita proprio per attaccare, no? Si vede che la mentalità è questa, insomma. Dico, cioè, domenica la partita è iniziata subito al 100%, secondo te o no? Ma noi è quello che ci prefiggiamo di fare, insomma. Quello di partire subito ben schierati, sicuramente con equilibrio, non andare così alla rimbalzo, insomma. È quello che ci sta chiedendo l'allenatore, quello di stare attenti soprattutto proprio mentre attacchiamo, a coprire le eventuali ripartenze, le coperture preventive, come le chiama lui. Stiamo lavorando molto su questo, in modo, insomma, da dare anche più sicurezza ai nostri tre attaccanti, all'eventuale quarto o quinto giocatore che si inserisce durante le nostre sortite offensive. Secondo te il pericolo più grande del Napoli qual è? Ma insomma, loro sono partiti con grandi proclami, giustamente anche un grande entusiasmo, e tante volte magari il tanto entusiasmo che si crea attorno a una squadra potrebbe diventare un'arma a doppio taglio, però alla fine sono cose che a noi non riguardano, non interessa vincere, mettere in pratica ciò che proviamo in settimana, e, insomma, senza guardare troppo chi abbiamo di fronte, sicuramente rispettandoli ma senza temere nessuno. Una differenza tra Marino e Mazzarri, visto che sono due allenatori in ascesa entrambi? Marino è un ottimo allenatore, con quale... Mazzarri dico perché viene da Reggio, insomma. Sì, ti dico, Marino è un ottimo allenatore con quale mi sto trovando molto bene, insomma, preferisco rispondere solo su Marino. È una caratteristica di Marino che mi ha colpito? Ma il suo modo di mettere comunque tranquillità nel gruppo, anche quando comunque si devono affrontare impegni importanti, come sono appunto stata la gara di campionato contro l'Inter. Prepara le partite, si prova un po' tutto in base anche agli avversari, però cercando di tenere comunque uno spirito giusto, senza caricare eccessivamente, che credo possa essere alla fine magari una cosa controproducente. Quindi è giusto arrivare concentrati, però neanche con troppa tensione addosso, e ho notato che lui è molto bravo in questo. Può essere solo il pareggio dell'Inter a dare tanta fiducia alla squadra, o è proprio una sensazione che si vede anche da fuori, che il tecnico e comunque anche il gruppo compatto è riuscito ad acquisire in questo mese e mezzo di preparazione
Ma questa compattezza c'è sicuramente, si sta creando comunque, è comunque in fase di progresso giorno dopo giorno, come ho detto prima, man mano che si gioca, man mano che si va avanti, comunque si perfezionano certi meccanismi. È chiaro che aver ottenuto un punto a Milano dà molto anche sotto l'aspetto psicologico ed è stato sicuramente importante andare via con un risultato positivo. Comunque, anche se non fosse arrivato il punto, a me sembra, almeno vedendo da fuori, che sì, a livello la di solidità... Sì, la solidità, la compattezza comunque c'è e non si può negare, la stiamo acquisendo, però, ti ho detto, psicologicamente influisce positivamente aver comunque ottenuto un punto su un campo difficile. Bene, no? Bene. Grazie.